Ed ora si fa sul serio, siamo davanti ai ruderi dell'abbazia di San Galgano, sorge isolata nel bel mezzo di una campagna pianeggiante. Per il momento la lasciamo, prima visiteremo l'eremo di Monte Siepi. Ed ecco che nascosto in parte dalla vegetazione ci compare l'eremo. Tutto comincia da qui. Nel 1181 la morte del nobile Galgano Guidotti, che negli ultimi anni della sua vita si era convertito e si era dato all'eremitaggio, lasciandosi alle spalle gli eccessi giovanili. Si era costruita questa cappella a base circolare per ricordare quella il legno che aveva costruito ed aveva abitato lui. La cappella era già pronta nel 1185, anno della sua canonizzazione. Impreziosisce all'esterno il gioco dei colori tra la pietra calcarea e il mattone. La facciata è tripartita da uno zoccolo bianco, un corpo centrale a strisce bianche e rosse e una sommità rossa. Il gioco si ripete anche attorno alle strette, strombate monofore. Il portico invece è un'aggiunta del XIV secolo, il campanile a vela del XVII. In alto sul portale del portico lo stemma dei Medici. Oltrepassato il portico entriamo in un ambiente buio, ma prima di entrare ecco la pianta. Il mausoleo a pianta circolare è stata aggiunta una cappella a pianta rettangolare nel XIV secolo. Entro per prima nella cappella. È qui che ci sono, ahimè, mal conservati affreschi di Ambrogio Lorenzetti. Nelle vele della volta a crociera ci sono i profeti Ageo, Sofonia e Abacuc. Una vela è vuota. Nella lunetta nord-est, gloria di Maria in trono, con angeli e santi, la misericordia e la carità, ed Eva ai suoi piedi. Ha lunghi capelli biondi, porta un cartiglio in cui riconosce di aver peccato. Scendendo al di qua e al di là della stretta monofora c'è l'Annunciazione e nel registro inferiore affreschi che simulano un rivestimento in marmo. Che ci faccia questa moderna statua non è dato sapere. Nell'Annunciazione l'angelo è quello che si è conservato meglio. Nella lunetta sinistra, angeli e santi, e San Galgano e l'arcangelo Michele. San Galgano mostra la spada nella roccia, nel corpo centrale la veduta della città di Roma. Nella lunetta a destra, angeli musicanti, santi, patriarchi, persi, tutti gli altri affreschi. La disposizione degli affreschi ha un suo significato, nelle lunette le scene che appartengono al cielo, a cominciare da Maria al trono, ai cortei di santi, nelle pareti le scene che appartengono agli umani, dell'Annunciazione alla Veduta di Roma e forse gli affreschi perduti interessavano episodi della vita di San Galgano. La grande cupola che ci sovrasta con i suoi cerchi concentrici bianchi e rossi è la cosa più straordinaria di questa cappella. Siamo entrati nel mausoleo. Coperta da una teca c'è la spada nella roccia, la spada che San Galgano aveva trasformato da strumento di offesa a strumento di fede. Infatti così capovolta simboleggia la croce e il sacrificio di Cristo. Una volta costruita la cappella, furono chiamati ad abitarla, fondandovi una comunità monastica, i monaci cistercensi dell'abbazia di Casamari. In pochi anni, grazie alla fama del santo, la comunità aumentò notevolmente di numero e di pari passo aumentarono anche le donazioni. Questa piccola costruzione non bastava più, né più di tanto si prestava ad essere ingrandita, bisognava andare altrove. Ci vado anch'io, esco. Ecco all'esterno come la cappella rettangolare si aggancia a quella circolare. E da qui ci accorgiamo che c'è ancora un altro accesso al corpo cilindrico. La scelta per la nuova abbazia fu subito fatta. A 300 metri da qui, in pianura, vicino alle grandi vie di percorrenze, c'era la via Maremmana e potendo beneficiare delle acque del fiume Merse, c'era il luogo ideale, questo. Ci stiamo arrivando anche noi, ecco la nuova abbazia e la prima chiesa gotica in Toscana. La facciata presenta robusti contrafforti, due grandi monofore in alto, tre portali in basso. Il portale centrale è l'unico che presenta un'architrave decorata con un motivo a girali.
Le colonne erano state installate perché dovevano servire a sorreggere un portico. Non fu mai nemmeno iniziato. San Galgano fu costruita tra il 1218 e il 1288. Da questa posizione vediamo il fianco sud e il transetto. E se allungo la panoramica compaiono pure gli edifici tipici dell'architettura cistercense. La piantina ci restituisce una chiesa a croce latina a tre navate. Al fianco sud della chiesa si addossano chiostro, sala del capitolo e scriptorium. E nello scriptorium che adesso siamo entrati, 5 pilastri quadrati sostengono le volte ogivali. Decorazioni a motivi di foglie di colore rosso scuro ornano gli archi. Una volta era il luogo di lavoro dei trascrittori dei manoscritti, oggi è solo la biglietteria. Dallo scriptorium passiamo alla sala del capitolo, una delle sale più importanti nell'ordine cistercense. La struttura è simile a quella dello scriptorium, anche se invece dei pilastri sono 5 colonne a suddividere lo spazio in 2 navate di 6 campate. Qui vediamo le volte a crociera sostenute da costoloni toroidali. La luce penetra da 2 finestre doppie che fiancheggiano il portale ed ora è proprio tempo di uscire e di visitare qualche resta della chiesa. Rimane l'ossatura, è scomparsa la copertura e mancano i pavimenti, ma la sensazione di grandezza persiste. Si entra in chiesa quasi all'altezza del transetto, lo sguardo va alla facciata e senza incontrare ostacoli all'abside, un'abside piatta caratteristica delle chiese cistercensi. La caratterizzano 2 ordini di monofore strombate e dal di sopra il grande rosone di cui non è rimasto nulla ed un piccolo oculo. La chiesa scoperchiata proietta in cielo la sua pianta a croce latina. Proprio dall'abside era iniziata la costruzione. Si era fatto uso di travertino e mattoni. Ecco i grandi fasci polistili che sorreggevano le arcate. Ed ora vedremo di seguito i 2 transetti. Il periodo di massimo splendore San Galgano l'ha goduto nel XIV secolo. Era un monastero ricco e potente, perfino la Repubblica di Siena aveva fatto accordi. Poi, alla metà del 300, prima con la carestia, poi con l'epidemia di peste, era iniziato il declino, accentuato dalle scorrerie e dalle compagnie di venture. L'inizio della fine fu 1474, quando i monaci abbandonarono l'abbazia e si trasferirono nel palazzo di Siena. Intanto vediamo una navata laterale ed alcuni capitelli a motivi vegetali. Si distingue questo, tra le foglie compare un volto umano. Passa per essere il volto di Ugolino di Maffeo, l'ultimo architetto che ha lavorato qui. Un'ultima occhiata all'abside illuminata. Lasciamo il chiostro ricostruito.